una puntata speciale di Polifemo Eventi dedicata alla giornata mondiale del cuore in ricordo delle vittime del lavoro. L'evento è stato organizzato a Taranto dal comitato 12 giugno. Ho qui al mio fianco il presidente Cosimo Semeraro, una manifestazione davvero molto partecipata, molto sentita. Ci sarà una prima parte sulla terraferma qui al Molo Sant'Eligio con degli interventi dal palco e poi il percorso per mare fino ad arrivare al quarto sporgente dove avvennero i tragici eventi che tutti purtroppo conosciamo. Allora, Presidente, ogni anno siamo qui puntualmente per ricordare queste vittime, vittime che purtroppo aumentano di giorno in giorno, di mese in mese e di anno in anno. L'appello alle istituzioni per invertire la rotta, perché chi lavora, diciamocelo apertamente, non è carne da macello. Allora, l'appello che io sto facendo è molto importante, che quello che io sto chiedendo allo Stato, un processo giusto e rapido in modo che le persone non muoiano due volte, la prima per il profitto, la seconda per la prescrizione, che lo Stato faccia un fondo vittime per le morti sul lavoro in modo che le ditte che dichiarano fallimento e la famiglia ha un sostenimento, che quando succedono queste tragedie lo Stato dia un posto di lavoro a uno della famiglia di primo grado in modo che avendo un sostenimento la famiglia non si sgreta, che a sentenza di primo grado vengono già dati i 4/5 ai familiari senza aspettare la Cassazione. Questi sono i punti cardine per dire al datore di lavoro: se tu vuoi sbagliare per il maledetto profitto, tu sei padrone di sbagliare, ma nel momento che vuoi sbagliare tu devi andare a finire in galera. Solamente così, se mettono la mano al portafoglio, fanno un poco di sicurezza e qualche vita umana si può salvare. Oggi abbiamo un grande evento, il Presidente della Camera ha mandato il Questore della Camera dei Deputati per questa manifestazione e pertanto è giusto che ora la città dovrebbe essere presente e dare non più parole ma fatti. Finora abbiamo avuto da parte di tutte le istituzioni solo parole, parole e parole, e i morti sul lavoro oltre che per inquinamento ambientale si susseguono, dicevo, in misura esponenziale. Esatto. Ora questo è il discorso, ora vediamo se riusciamo a fare questo e salvare i nostri figli e i nostri nipoti, quello che non abbiamo fatto noi. Sto chiedendo ai ragazzi delle scuole di poter cominciare loro a fare questa situazione per poter salvare i loro figli e i loro nipoti, quello che non abbiamo fatto noi. Grazie a tutti. Francesco Germano in rappresentanza della Federazione Maestri del Lavoro, una partecipazione significativa la vostra, perché proprio bisogna inculcare nelle istituzioni, nei datori di lavoro il rispetto delle regole. Il lavoratore va sul posto di lavoro per guadagnare, per produrre, ma non certo per rischiare la vita. Certo, è un problema, noi riteniamo, culturale. Infatti noi Maestri del Lavoro in tutta Italia siamo organizzati per incontrare i giovani nelle scuole, per parlare proprio di legalità rispetto delle regole e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Certo, quello che lei dice è giusto, ma io oltre ai datori di lavoro, i responsabili, i dirigenti che controllano, eccetera, includerei anche la forza lavoro, cioè gli operai che debbono conoscere le regole e pretendere di conoscerle, pretendere anche di fare addestramento, quindi di conoscere i rischi che si possono incontrare in ogni attività lavorativa. La presenza delle istituzioni, siamo
con Massimo Dell'Anna, che è il comandante provinciale di Taranto della Guardia di Finanza. Un atto doveroso, quello della vostra presenza, a tutela dei lavoratori, dei diritti dei lavoratori, per ricordare chi non c'è più. Sì, sicuramente è un momento molto importante per ricordare sia le vittime del dovere che le vittime del lavoro, vittime che purtroppo in Italia continuano a esserci anche in numeri, abbiamo visto negli ultimi giorni, molto preoccupanti, per cui lo sforzo di tutti è quello di far sì che tutti i lavoratori possano, anche quelli delle forze dell'ordine, possano lavorare in condizioni di sicurezza. Una folta rappresentanza di USB Taranto, beh, è una presenza, ripeto, importante, perché ci sono stati colleghi, vostri colleghi di lavoro, che purtroppo hanno perso la vita, e quindi sentite particolarmente il problema. È davvero un momento particolare, perché sembra quasi di riaprire, no? Le ferite, andando, ritornando sui luoghi in cui purtroppo si consumarono le tragedie. Innocente Lipolis, un giorno per non dimenticare, ma per battersi affinché il lavoro sia vita e non morte. Hai detto bene, è un giorno importante questa ricorrenza qui, proprio perché l'impegno deve essere quello di mantenere l'asticella sempre alta all'interno delle aziende per quanto riguarda la sicurezza, che spesso viene a mancare. Il nostro compito è quello di vigilare e tentare di tenere questa asticella alta, per far sì che queste cose non accadano più. Però, se mi permetti, a me a volte sembrano frasi fatte queste, perché ci diciamo sempre che queste cose non devono accadere più, poi scopriamo a livello nazionale che purtroppo, ahimè, spesso accadono delle morti sul posto di lavoro. L'obiettivo deve essere quello, che queste cose non debbano accadere più. Michele Altamura di USB è il coordinatore dei lavoratori ex ILVA in AS. Un giorno, dicevamo, per non dimenticare, ma la mattanza in quello stabilimento, in quella fabbrica della morte, continua purtroppo. Purtroppo sì, continua sempre. Come sempre sappiamo, problemi sugli impianti, problemi di manutenzione, problemi anche per i lavoratori, dove ogni giorno si va a lavorare con seri rischi. Vediamo anche a livello nazionale che nelle ultime 24 ore ci sono stati 6 deceduti per questi problemi di sicurezza. Noi ci saremo sempre, sia a livello nazionale che anche sul territorio, sempre a fianco dei lavoratori. Vincenzo Mercurio, beh, un giorno triste. È triste pensare che si lascia la propria casa per andare a lavorare, si salutano mogli, figli, genitori, e poi magari non si torna più. Certo, questo è un giorno per ricordare alla politica italiana che la sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro è importantissima. Importantissima, e purtroppo dobbiamo cercare di spingere un po' la legislazione per quanto riguarda la sicurezza, per dare delle punizioni un po' più massicce a questi imprenditori, che ormai questo tipo di problema è diventato solo un problema che loro pagano. Quasi secondario. Sì. E quindi dobbiamo spingere la politica a dare delle sanzioni un po' più aspre per cercare di contrastare questi eventi. Emanuele Palmisano, la vicinanza di USB anche ai familiari delle vittime.
Infatti noi, come ogni anno, e penso che ormai è sulla bocca di tutti, abbiamo una festa che ricorda proprio le vittime. Per non dimenticare. Per non dimenticare, chiamata proprio in questo senso, nello stesso nome, proprio per evitare di far dimenticare tutto quello che accade in questo territorio, soprattutto poi la grande fabbrica, che è il principale problema di questo territorio. La rabbia è che ogni anno si ripetono manifestazioni del genere, ed è giusto che si tengano, però poi la sostanza dei fatti non cambia. Chi vigila? Il problema è chi vigila, perché noi come organizzazione sindacale stiamo sempre a fianco dei lavoratori per cercare di contrastare questo aspetto di sicurezza nella grande fabbrica e anche in altri posti di lavoro. Il problema diventa quando poi viene messo in mano ad altri enti ispettivi che poco fanno o quasi nulla rispetto alle loro competenze, alle loro responsabilità su questi accaduti. Vanni Ninni, dirigente di CISAL SACS, sindacato di arte, cultura e spettacolo. Il lavoro che uccide, spesso con l'impunità di chi è preposto alla sicurezza e nulla ha fatto perché episodi del genere si evitassero. C'è l'alternativa per Taranto, un'alternativa all'acciaio, sfruttando le risorse del territorio. Allora sì, la nostra presenza qui oggi è doverosa, perché non esiste lavoro di serie A e lavoro di serie B, e ci deve essere pari dignità per ogni tipo di lavoro, e la nostra presenza è proprio per impedire che succedano ancora queste morti sul lavoro, perché si spera che non succedano mai più. Per Taranto c'è una grande opportunità in questo momento di transizione, di passare a un lavoro nelle fabbriche, ad un lavoro legato alle vere potenzialità del territorio, legato ad arte, cultura e spettacolo, e noi stiamo lavorando per questo. Walter Grubissa, un ambientalista convinto, tante battaglie sui social, sempre in prima linea, la difesa dell'ambiente, la difesa della vita a tutto tondo, la difesa dei lavoratori che non sono schiavi. Purtroppo la storia passata e recente ci mostra che in quella fabbrica, chiamatela come volete, ex Ilva, Acciaierie d'Italia, ArcelorMittal, si muore all'interno dello stabilimento e fuori. Qui oggi commemoriamo chi non c'è più, e per un lavoro mal pagato, per un lavoro assassino, ora le famiglie piangono i loro cari deceduti. È proprio come dici tu, non è cambiato nulla sin da quando abbiamo perso alcune di queste persone che oggi ricordiamo qui, e continua questa mattanza silenziosa in attesa che, voglio dire, le istituzioni, o quello che si dovrebbe chiamare istituzione, si renda conto che il binomio con la grande industria per Taranto è diventato impossibile. E io innanzitutto sono qui per testimoniare la mia vicinanza a tutti coloro i quali sono venuti qui e stanno onorando la memoria di tutti coloro che sono caduti, certamente non solo nell'ILVA ma anche in altri ambiti. Però questo insegna che questa è una città martire. Noi oggi celebriamo i martiri, questa è una città martire. Massimo Castellana, portavoce dell'Associazione Genitori Tarantini, una splendida realtà quella di Taranto, una città baciata dal sole con un mare fantastico, una città però maledetta perché oggi piangiamo le morti, i morti sul lavoro, le vittime del dovere, le vittime del lavoro, così come piangiamo i tanti morti per cause ambientali, che la maggior parte di queste morti hanno un
un loro minimo comune denominatore che è l'ex Ilva. Ma la riflessione è più ampia oggi, un lavoro che vuol dire morte. In realtà io continuo a dire che non si piangono oggi come tutti i giorni di ogni anno da 60 anni a questa parte dei morti sul lavoro o dei morti per il lavoro. Qui si piangono morti per la produzione, che è molto differente. Il lavoro, continuo a dire io, come garantito dalla Costituzione, deve essere fatto in sicurezza, in benessere psicofisico, con salubrità ambientale e dignità. Sono quattro elementi questi che lì dentro non vengono per nulla considerati, anzi addirittura vengono calpestati, quindi non possiamo parlare di morti sul lavoro in questo caso. Sono morti per la produzione che ancora oggi lo Stato italiano intende mettere al primo posto rispetto alla salute. Qui ci sono dei delitti che si continuano a perpetrare, noi conosciamo i mandanti. Con il consenso delle istituzioni, come dimostrano anche le tristi vicende giudiziarie. Certo, con il consenso dei mandanti e dei complici, che poi sono le stesse persone, sono quelle persone che siedono negli scranni delle istituzioni più alte di questa Repubblica Democratica, ma che di comportamento democratico non hanno nulla. Amedeo Zaccaria, che è il responsabile, il referente della rete Iside Onlus. Beh, un giorno certamente triste, perché lei purtroppo oggi rivivrà il dramma di suo figlio, la tragedia di suo figlio dinanzi lì al quarto sporgente. È un modo però anche per lottare, per far sì che altri figli di famiglia non debbano fare la stessa tragica fine. Però tutto questo nel silenzio assordante delle istituzioni. Tante belle parole, tante belle presenze, ma si continua a morire nella fabbrica e non solo, nei vari posti di lavoro in cui evidentemente la Costituzione non viene applicata. Sì, questa è la nona edizione di questa cerimonia che appunto si tiene da 9 anni, proprio per ricordare, è iniziata per ricordare nell'anniversario della morte di Francesco, dopodiché abbiamo proseguito proprio per sensibilizzare il problema delle morti sul lavoro a causa del... Io non lo chiamo profitto, lo chiamo speculazione sulla vita dei lavoratori, perché il costo del lavoro si cerca di abbassarlo sempre di più per trarne il profitto, però andando a speculare poi su quello che dovrebbe servire per la sicurezza dei lavoratori. Noi, la mia famiglia, ogni anno, effettivamente questo periodo è anche vero che tutti i giorni viviamo di ricordi, perché presente e futuro per noi non ha nessuna importanza. L'unica è che sperare che i giovani riprendano in mano la propria dignità e che queste stragi sul lavoro non accadano più. Per cui noi non facciamo questa cerimonia, perché la cerimonia si intitola Per non dimenticare mai, ma in realtà non siamo noi che dobbiamo ricordare, perché noi non abbiamo bisogno di cerimonie per ricordare. Facciamo questa cerimonia per ricordare alle istituzioni, a coloro che possono fare qualcosa, che è arrivato il momento di agire, perché non si può morire sul lavoro, di lavoro si deve vivere, non morire. C'è una imbarcazione, la Deliaral, che ha un significato particolare. Infatti questa mattina le istituzioni si imbarcheranno
per arrivare ovviamente al quarto sporgente, per fare tutto il giro per mare in memoria delle vittime del lavoro e del dovere. Quindi è un significato particolare, perché la difesa della legalità, una imbarcazione sequestrata alla criminalità che ora diventa strumento di legalità, e l'associazione Stenella Striata appunto si occupa appunto della così destinazione, della gestione di questa nave. Siamo con un rappresentante appunto dell'associazione. È una giornata particolare quest'oggi, perché intendiamo difendere la legalità sempre contro la criminalità, ma anche la legalità deve essere affermata sui posti di lavoro. Assolutamente sì, assolutamente sì. Noi abbiamo la fortuna di poter appunto gestire e soprattutto promuovere il territorio tarantino e della provincia di Taranto grazie alla nostra associazione. Io sono il presidente, sono Massimo Giammanco, e fortunatamente 4 anni fa la Procura della Repubblica ha ritenuto di poterci affidare questa imbarcazione carica di storia. È un'imbarcazione, un caicco turco che viene da Bodrum, dalla Turchia, e questa imbarcazione aveva trasportato ben 74 immigrati clandestini che sono arrivati a Otranto, dove la Guardia di Finanza ha proceduto con il sequestro, la confisca della nave, dell'imbarcazione. Si tratta di una grossa imbarcazione di 17 metri e per fortuna insomma siamo riusciti ad averne l'affidamento, a evitarne la distruzione, perché sarebbe poi stata a carico dei contribuenti anche la distruzione, e da quel momento abbiamo cominciato a portare avanti il nostro progetto Anima Maris. Questo progetto prevede appunto che tutti i soci, con tutte le loro forze, possano promuovere il territorio. Taranto è una meravigliosa città di mare che può assolutamente sopravvivere ad ogni altro tipo di offesa dal punto di vista ambientale. Adesso io non voglio scendere nei particolari, ma è chiaro cosa vogliamo. Sfonda una porta aperta. Assolutamente, lo so, immagino. E questo, noi facciamo questo durante l'estate, portiamo quante più persone possibili in mare a vedere i delfini, a godere di un percorso enogastronomico particolare che dura ben 8 ore, dalle 11 alle 19, ma non devo fare pubblicità in questa sede, è soltanto pubblicità per la nostra città, che non è seconda a nessuna città d'Italia. L'assessore Annalisa Adamo in rappresentanza del comune di Taranto, una battaglia quella per un lavoro dignitoso che salvaguardi la salute e la vita, una battaglia da combattere senza se e senza ma. Sì, è proprio quello che ho detto. Commemorare oggi le vittime sul lavoro è importante, non dobbiamo dimenticare, ma quello che è più importante è chiedere l'impegno di tutti, dalle istituzioni alla società civile, alle società private, agli enti pubblici, di un impegno maggiore sulla sicurezza pubblica, sulla cultura della sicurezza del lavoro. Ora, è inaccettabile che ancora oggi quotidianamente si abbiano delle morti sul lavoro. Questo non porterà certamente ad una pace sociale, né possiamo permetterci di pensare che non si debba agire su quei gangli che sono l'illegalità, molto spesso la corruzione e tante altre volte il mero opportunismo, per cui l'impegno di tutti è necessario anche a livello nazionale. La nazione per crescere sia economicamente sia da un punto di vista culturale deve investire in vigilanza e formazione. La dottoressa Sabrina Pontrelli in rappresentanza della provincia di Taranto. Siamo qui su questa imbarcazione che ha un valore simbolico, sequestrata alla criminalità e ora, come dire, si avvia verso
i luoghi del ricordo, i luoghi della commemorazione, i luoghi che devono servire a non dimenticare e a combattere per un lavoro dignitoso, un lavoro innanzitutto rispettoso della salute e della vita. Sì, assolutamente, come abbiamo ripetuto più volte durante i nostri interventi, è una giornata molto particolare, in ricordo delle vittime del lavoro e la convinzione è che sicuramente si è fatto tanto, ma noi istituzioni dobbiamo avere la consapevolezza che bisogna fare ancora molto di più, soprattutto per la sicurezza. Ricordavo che solo nelle ultime 12 ore ci sono state 6 vittime sul lavoro e questo non ce lo possiamo proprio permettere. Non si può uscire di casa tranquilli per fare il proprio dovere e non ritornare a casa dalle proprie famiglie per un incidente sul lavoro. Quindi formazione, maggiori controlli all'interno delle aziende, perché la sicurezza deve essere garantita da tutti. L'onorevole Francesco Duva in rappresentanza della Camera dei Deputati. Le istituzioni devono svolgere il proprio ruolo, devono battersi affinché il lavoro sia sicuro, non sia fonte di morte. In questo senso la sua presenza. Sì, oggi sono qui in rappresentanza della Camera dei Deputati e del Presidente Roberto Fico, che ha sempre mostrato grande sensibilità ai temi della sicurezza del lavoro e ai temi sociali in generale. Le istituzioni devono fare la loro parte, la fanno, ma evidentemente se oggi siamo qui è evidente ancora qualcosa va fatto. In questo guardo con grande favore e speranza al patto sociale che il Presidente del Consiglio vuole stringere insieme ai sindacati e alle parti sociali, perché è chiaro che ancora il lavoro c'è da fare. I controlli evidentemente non sono sufficienti a fare in modo che il luogo di lavoro sia sicuro, eppure deve esserlo, perché l'Italia Repubblica fondata sul lavoro non è soltanto retorica, è la nostra Costituzione e quindi dobbiamo fare in modo che tutti i luoghi di lavoro siano sicuri. Il professor Stefano Vinci in rappresentanza dell'Università. Certi valori, il valore della legalità passa dalla formazione universitaria, la sua presenza qui in questo senso. Grazie tante per la domanda. Oggi sono particolarmente contento, rappresento il Dipartimento Ionico e porto il saluto del nostro direttore, il professore Riccardo Pagano. Siamo particolarmente contenti di un gruppo di studenti che ci ha voluto accompagnare oggi, peraltro proprio studenti di giurisprudenza, i quali hanno ricevuto l'onore di portare la corona che sarà adesso lanciata in mare proprio in ricordo e in memoria delle vittime. Importante perché effettivamente è proprio l'aspetto giuridico e quindi queste leggi a tutela dei lavoratori che debbono essere particolarmente guardate con attenzione proprio dai ragazzi, da quelli che formeranno la classe dirigente di domani, per essere un incentivo a una modifica di quelle norme che possono dare maggiore rigore proprio alla tutela dei lavoratori. Grazie. Una manifestazione, una iniziativa che vuole essere anche educativa, formativa, educativa rispetto ai valori della legalità, ed è significativo che l'università abbia voluto mandare dei rappresentanti, degli studenti di giurisprudenza, perché vedete, la legalità, il diritto non è solo quello che si apprende sui libri di testo, ma è qualcosa che si deve vivere quotidianamente nelle varie applicazioni della vita lavorativa. Ragazzi, le vostre impressioni, le vostre sensazioni questa mattina? Siamo onorati di essere qui grazie al signor Cosimo Semeraro e speriamo che questo sia un monito per tutti i giovani, perché è importante che qualcuno lotti per una causa, è fondamentale che qualcuno scelga un valore, comunque qualcosa per cui lottare, lo porti avanti e coinvolga, come è successo oggi, anche noi giovani. È importante, di fondamentale importanza. Anche perché sarete la futura classe dirigente, quindi questi valori della legalità, del rispetto delle normative sul lavoro, sulla dignità del lavoratore, devono essere ancorate nelle coscienze, nelle menti di chi
a vario titolo sarà la nuova classe dirigente? Certo, speriamo un giorno di poter dire la nostra in maniera ancora più incisiva, ma è importante che adesso tutti capiscano e soprattutto diano voce ai giovani, perché non è scontata la nostra presenza qui, non è sempre molto facile coinvolgerci, le istituzioni scolastiche non sempre danno molta importanza a eventi come questi, quindi è necessario che diano voce a noi studenti e a noi ragazzi, perché a esprimerci è importante, ma per esprimerci abbiamo bisogno di essere ascoltati e oggi ci è stata data questa possibilità, ringraziamo tutti e speriamo che finalmente possa esserci un cambiamento e niente. Buongiorno, per quanto mi riguarda è fondamentale che la giornata di oggi non sia una meteora ma un punto da cui partire. Punto da cui partire è per il quale siamo grati di essere parte integrante in quanto appunto, come diceva la mia collega, è da noi giovani che deve partire la difesa del domani. È una causa quanto più nobile quale quella della difesa del lavoratore, perché domani ci si augura, lo saremo tutti, e quindi che questa giornata sia un punto da cui partire per avere un prospetto di futuro quanto più roseo possibile. È il momento certamente più significativo, siamo qui nelle vicinanze del quarto sporgente, in quest'area nel 2013 e nel 2019 due lavoratori persero la vita, ci riferiamo a Francesco Zaccaria e a Cosimo Massaro in circostanze analoghe, una terribile giornata di vento e di pioggia e questi poveri lavoratori furono sbalzati via dalla cabina in cui operavano nelle vicinanze appunto del quarto sporgente, nel primo caso con Francesco Zaccaria e poi nel 2019 quando proprio si piegò la gru con Mimmo Massaro. E qui vedete è la zona in cui si consumò il dramma. In questo momento, proprio per ricordare tutte le vittime del lavoro, del dovere, del volontariato, vengono lanciate delle corone e vengono lanciate dei fiori appunto per ricordare davvero il sacrificio di questi uomini e per far sì che episodi del genere tragici non abbiano più a ripetersi. Vedete suonano appunto le varie sirene e in questo momento ci uniamo nel momento della preghiera in ricordo di queste vittime. Fatta la tua volontà, in cielo e in terra, sia santificato il tuo nome. Dacci a noi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberci dal male. Amen. Pace a loro. È stata una giornata certamente significativa, molto toccante nel ricordo delle vittime. Certamente avremo riaperto tante ferite, soprattutto dei familiari di chi non c'è più, ma era doveroso farlo perché non bisogna, come si suol dire, mettere la polvere sotto il tappeto, ma bisogna denunciare e far sì che queste morti abbiano un significato, abbiano un senso, il senso della lotta per la difesa del lavoro e per la difesa della vita e della salute nell'ambito sul posto di lavoro.
Cosimo Semeraro, presidente del comitato 12 giugno. Ecco, concludiamo questo speciale TV e web, questa puntata, con le sue riflessioni, le sue considerazioni. Abbiamo perso un'occasione bellissima, che qui c'è un rappresentante, il questore della Camera dei Deputati, e non ha visto quella massa che ci doveva essere qui, perché solamente per il pallone si muovono le persone e succede quello che non succede, ma per salvare i nostri figli, i nostri nipoti non ci pensa nessuno. Poi alla fine, quando succedono queste tragedie, ci mettiamo solamente a piangere. Pertanto ho avuto la fortuna che un po' di ragazzi delle scuole sono venuti, in modo che quello che non siamo riusciti a fare noi possono riuscire a fare loro, per salvare i loro figli e i loro nipoti nel futuro. Grazie. Ecco, diciamo che emerge chiaramente l'amarezza, perché questa è una città strana, diciamocela tutta. Ben venga il calcio, ben venga ogni manifestazione, ma io penso che la difesa della vita sia prioritaria rispetto a tutto e a tutti. Ci saremmo aspettati una partecipazione piena, massiva, appunto, della cittadinanza, della collettività, ma forse così è la molle Tarentum. Ringraziamo comunque i soggetti istituzionali per essere stati qui, il rappresentante della Camera che è venuto da Roma per manifestare la presenza delle istituzioni, con l'augurio, Semeraro, che queste istituzioni facciano seguire ai propositi, alle belle parole, i fatti. Vogliamo fatti. È finita l'ora del chiedere, è giunta quella del pretendere. Pretendere vita, salute, dignità dei lavoratori sul posto di lavoro. La premiazione, il riconoscimento di questo impegno per queste battaglie di civiltà attraverso una medaglia che è stata consegnata dal rappresentante della Camera dei Deputati al presidente del comitato 12 giugno, appunto, Cosimo Semeraro, una medaglia che la testimonianza di un impegno, di una passione, di dare senso alla propria vita difendendo i lavoratori, per la loro vita, per la tutela della loro salute. Purtroppo è una brutta storia, perché le persone muoiono due volte, la prima per il profitto e la seconda per la prescrizione. Nei tribunali è la sofferenza, che vengono rinviate, perché devono andare in prescrizione. I padroni hanno la possibilità dei soldi per allungare questi processi con i loro avvocati, mentre le persone che non hanno soldi subiscono la seconda sconfitta. Però certamente questa medaglia, come dire, la rende, le fa dimenticare tante amarezze e le dà la spinta per andare avanti, per continuare a combattere. Mi dà la forza per combattere, che non siano solamente medaglie ma fatti, non siano solamente parole ma fatti, perché io non voglio perdere i miei figli e i miei nipoti e i figli degli altri, però tutti quanti dovremmo fare questo.